Uè ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video tutorial per la vostra base di Montespago. Come voi tutti ben saprete, dalla patch 10.30 è cambiato Montespago, nel senso che gli spawn non sono più gli stessi, cioè alcuni sono stati rimossi e sono stati aggiunti nuovi spawn. Questo vale solo per Montespago per il momento, purtroppo le altre mappe devono ancora essere fissate. Per il momento quindi decido di mostrarvi la mia Montespago, ma prima di farvi vedere come è trappata tutta la mia Montespago, desidero farvi vedere una cosa. Allora, una struttura, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Quindi abbiamo un totale di 27 pezzi, esclusa la nostra skybase per l'UFO. Ebbene sì, questo piccolo pezzettino è per comodità per avvicinarmi all'UFO, in quanto noi arriveremo da quell'amplificatore, quindi probabilmente molte volte vi troverete comodi a fare una roba del genere e a salire da di qua. Vi chiedo scusa se sbaglio dalla bomba di fumo al pavimento, ma su Battle Royale ho dei tasti completamente differenti. Quindi da 27 strutture togliamo gli 8 che lascio potenziato, rimuovo tutto il resto e abbiamo un totale di 19 pezzi ancora disponibili. Allora, lo scudo antitempesta. Lo scudo antitempesta ora verrà attaccato sia da est che da nord. Guardiamo innanzitutto il passaggio di est. Il passaggio di est è sempre il solito, raga, niente di difficile. Innanzitutto guardate, con kill bello prepotente qui. Di qua è chiuso con due pugni a muro e quindi il passaggio è solamente di qua. Qua c'è il gabbiotto per di tempo, vi ricordate il lanciatore che gli lancia qui dentro, pure questo. Un pochino più rimpicciolito rispetto a quello dell'ultima volta. Ok, solito passaggio tranquillo e niente, che si avvicina allo scudo antitempesta. Il passaggio da nord, che è quello nuovo, dovete prestare bene attenzione a dei fattori. Se le streghe vi lanceranno, innanzitutto dovete sprecare altre 6 strutture per evitare di farle lanciare così. Ma io, raga, vi consiglio appunto, in quanto questo round è solamente il primo e poi ci saranno i round randomici, cioè sì, è probabile che ci attacchi a un round randomico, ma è veramente bassa la percentuale. E in caso comunque ci attacchi, cioè ci basta tenere in mano un check-in e sparare a quella strega che gli prende il matto e spara. È inutile dirvi che così, raga, ogni tanto qualche strega vi lancia, ma sarà proprio una o due, cioè è stato veramente strano perché in teoria non dovrebbero lanciare. Se voi volete stare tranquilli, ricordatevi di questo piccolo particolare. Quindi i due tunnel, guardate da che distanza partono. Partono tutte e due dalla stessa lunghezza, quindi 1, 2, 3 e 4. Io sono partito da 4, 4 spazi dal fondo della montagna. E partirete a costruire i vostri tunnel. Così. Il mio è strutturato così, ok? Qua sotto ci sono 3 gas. 3 gas sopra, 3 gas sopra, il pugno che ci rimanda giù. Sarà una roba del genere, ok? Tutto più o meno aperto da me senza far troppi casini. Il solito giretto che gli facciamo fare. Con l'ultima gabbiotta perdi tempo di qua. Ok, mi sembra abbastanza semplice questo passaggio. Non molto particolare e neanche molto importante. L'amplificatore A. L'amplificatore A è importantissimo ora, raga. Se prima l'amplificatore importante era il mio C, ora è l'amplificatore A. In questo caso ho deciso comunque di coprirlo con tutto metallo al 3 per preservare la sua vita fino al round 29, perché questo amplificatore ce lo attaccheranno veramente, veramente spesso. E in più è fisso al round 29. Allora, come è strutturato questo tunnel? Innanzitutto guardate, questo è il tappezzamento perché appunto in questa zona noi abbiamo la bomba di lava. Dobbiamo per forza lasciare una zona dove cada la bomba di lava, ok? Quindi se la bomba di lava cade qui e io vado a costruire in questo momento un pavimento qui, o qui, o qui, o qui, la bomba di lava cambia questa caduta e appunto ce la farà cadere. Può essere sopra un passaggio, può essere addirittura qui, può essere lì. Insomma, dove non c'è spazio se lo andrà a creare lei, ok? Sostanzialmente, raga, cosa dobbiamo fare in questo passaggio? Allora, innanzitutto il tappezzamento qui, perché appunto è inutile negarlo, ma arriveranno lanciatori vivi fino a questo punto, perché non è possibile ottenere la potenza che è possibile ottenere negli altri spawn. Abbiamo una bomba di lava davvero fastidiosa in questo punto e uno spawn altrettanto fastidioso. Per farvi capire meglio vi faccio vedere. Questo è il tappezzamento originario, perché molte streghe appunto si mettevano addirittura da qui a lanciarmi sopra il tunnel. Non lanciavano, non arrivavano direttamente all'amplificatore, ma mi lanciavano sopra il tunnel. Ora, questo so che in teoria non dovrebbe neanche succedere, però raga, succede, che vi devo dire? Quindi il tunnel di sinistra, che è anche il più semplice, guardate, li faccio salire semplicemente
e li faccio prendere la strada che volevano prendere. Perché inizialmente io avevo un passaggio che arrivava di qua, raga. Vedete l'amplificatore lì, il passaggio qua, e io li facevo uscire di qua. Facevo semplicemente il giro e mi sembrava anche più corta come strada, sinceramente. Oh, gli zombie e gli smasher li prendeva al matto, mi spaccavano e volevano passare di qua. Allora ho cambiato il passaggio, li ho fatti passare di qua, nonostante per me la strada sia più lunga. Infatti così non ho mai avuto un problema. Ho sprecato un po' più di strutture, raga. Sì, ma sono anche più safe, tra virgolette. Quindi vi faccio ripercorrere un attimo questo tunnel al contrario, semplicissimo. Niente di particolare, anche perché non passerà nessuno, raga. Potete evitare pure di mettere le ultime trappole, essere sincero. E qua abbiamo lo spawn fastidioso. Allora, non tanto questo spawn qui, ma più questa parte qua. Oppure questa parte qui. Questa parte qui, raga, è davvero fastidiosa, in quanto dovrete per forza metterci un lanciatore a muro qua. Se no, vi spaccheranno questo muro e tenteranno appunto di prendere la strada da sopra. Sarà un vero casino. Con un pugno muro per me è andato tutto bene. Quindi li facciamo passare dentro di qua. Qua abbiamo, guardate raga, una semplice fila di gas. Perché abbiamo la bomba di lava davvero, davvero fastidiosa lì. Quindi gas di qua, gas di qua. Non mi sembra tanto difficile. Per lo più veramente minimale. Allora, qua perché manca il tetto, raga? Perché gli zombie, se nascevano qui, oltre ad andare a distruggermi qua, andavano a cercare di distruggermi lì e qui. Quindi ho deciso di rimuovere il tetto, ho meno potenza per quanto riguarda le gas in un punto veramente essenziale, quello sì. Tra l'altro non è possibile manco metterci il muro qui, raga, perché appunto vi spaccheranno tutto. Però se voi volete stare tranquilli, provateci, raga. Io non ve lo consiglio, in quanto appunto uno zombie che spacca vuol dire comunque poi andarci a ricostruire. E molte volte se vi spaccano durante l'ondata vuol dire anche perderla. Quindi qua deve funzionare sempre fino alla fine. Gli utilizzi delle gas quindi qui per me non sono più un problema, quanto più sostituire tutti i pugni. I pugni con doppia velocità di ricarica qui vi finiranno per forza, raga. Quindi poi ricordatevi di chiudere qua. Chiudiamo il tappezzamento. Chiudete pure qua. E qua, quando gli zombie cercheranno di salire, adesso c'è anche questa zona qui, ma era parecchio inutilizzata. Cosa succede? Loro cercavano di passare da qui, venivano ributtati indietro, al massimo quelli che passavano venivano o rilanciati indietro di qua, o se no fatti saltare e morire. In sostanza questi due funzionano sempre ad alternanza, ricordatevelo. E qua la solita cosa, perdi tempo. In sostanza, raga, funziona davvero bene questo setup. Lo so, nella mia difesa avete visto che ho avuto problemi, ma comunque io lì la stavo affrontando così, tanto per. Diciamo che non era programmato vincerla, non mi sono neanche messo a controllare praticamente tutti i passaggi benissimo, eccetera eccetera. Questo setup, secondo me, funziona veramente bene. Amplificatore Devil, raga, l'amplificatore Devil non è cambiato assolutamente nulla, se non che abbiamo rimosso appunto lo spawn da est, perché non verremo più attaccati. Quindi divertitevi. Il mio tunnel dello spawn di Devil è questo. Ok, ve lo faccio vedere dal principio. Allora, spawn kill di gas prepotente qui. Chiuso lì, raga, assolutamente chiuso dappertutto qua. Chiudete il più possibile. Tappezzamento. Ok, si struttura così. Vi ricordo questo pezzo che è fondamentale. Tunnel dritto per dritto, qua nessun giro, perché spero che gli zombie non mi vadano qua sotto ma mi entrino qui dentro, in sostanza. Quindi diciamo che qui l'avete visto, di qua è importante, di qua è importante farlo in questa maniera, raga. E nonostante lo facciate in questa maniera, ci sarà sempre qualche zombie che vi scassa. Quindi pozze di bitume in basso laddove potete. Se avete tanta durevolezza, raga, vi consiglio tutte pozze di bitume a questo punto qua. Per quello che verremo attaccati nell'amplificatore Devil, veramente sono due round fissi. Quindi se proprio ci va di sfiga, 3, 4. Abbiamo anche lo spawn di ovest, che lo spawn di ovest non è un problema. Quindi voi potete mettere le trappole qua sotto il terreno, ve lo ricordo. E qua per ultimo un bello sbalzatore che li lancia in aria, ok? E siccome qua avevo un problema di bombaroli, ho deciso di provare questa soluzione. Cassa che farà droppare le bombole bombaroli. Quindi tanto io starò comunque sempre qua a vegliare con un teletrasporto, o tutt'al più un compagno con una falce al vapore, eccetera eccetera. Quindi raga, cosa abbiamo fatto qua?
E vi starete chiedendo perché c'è quello stanzino, anche se comunque effettivamente, cioè, gli sbalzatori che dovrebbero utilizzare gli zombie sono solamente questi due. Beh, raga, innanzitutto comunque ricordatevi che voi avete le armi, avete la possibilità di sparare sia con un cecchino come il Valvassore che fa impatto, ma sia con un piccolo aiutante di Babbo Natale, magari un compagno senza permessi. Io di solito do l'ordine a un compagno di mettersi qua e gli smasher che arrivano buttarmeli con il lanciarazzi direttamente lì, cercare di buttarli tutti lì dentro. Una volta che li buttano tutti lì dentro, ecco, spero che saltino. In sostanza ci sono 6 sbalzatori, scusate, 5. Potremmo sì metterne 6 a questo punto, ma comunque non ce n'è bisogno, vanno bene così. Do l'ordine di solito ai miei compagni, sia col Valvassore, ma sia anche col piccolo aiutante di Babbo Natale, tanto senza permessi non c'è problema. Sparate agli smasher e buttateli lì, perché dobbiamo guadagnare spazio, e tempo. Qui la collina è favorevole per rilanciare gli smasher, quindi perché non sfruttarla in questo modo? Devil da ovest. Beh, raga, da ovest è piuttosto semplice. Vi basti guardare, questo è il mio tappezzamento. Ok, ci siamo, guardate. Vi porto direttamente alla fine del tunnel. Mi raccomando di chiudere sempre tutto, raga. Mi raccomando. Ve lo faccio riguardare un'altra volta. Gas. Gas, pugni, 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 pugni dappertutto. Sempre pugni. Cerchiamo di fargli riperdere il tempo anche di qua, perché abbiamo uno spawn fastidioso che nascerà qui, raga. Quindi loro passeranno da qua e cercheranno di essere ributtati di qua. Qua, raga, è importante essere coscienti di una cosa: sbalzatore non con tante perche d'impatto, perché se rilanciamo gli smasher troppo lontani qua ci inizieranno a disturbare. O se no fatelo e fate come me con le finestre, e in caso gli sparate oppure gli congelate, eccetera eccetera. Potete anche decidere di mettere le solite capannine lì e provare così. Insomma, così a me ha funzionato davvero bene, non mi hanno mai spaccato neanche di qua, quindi perché non dirvelo. Tunnel semplice, giro S anche di qua. Ok, questo è l'amplificatore. E questo è l'altro tunnel, semplicissimo, dritto per dritto, e il solito giro iniziale. Qua non avremo mai problemi, appunto. Il maggior problema sarà di qua, dove appunto c'è una bomba di lava leggermente fastidiosa, ok? Amplificatore E. Questo amplificatore ha subito parecchi cambiamenti nel corso della mia storia, perché innanzitutto ho deciso di risparmiare quante più strutture possibili e soprattutto ho dovuto fare un piccolo cambiamento per quelli che sono gli smasher. Allora, innanzitutto, guardiamo prima lo spawn DS, che è sinceramente il più semplice, quello dove non avremo mai problemi. Raga, se guardate bene qua, cercheremo di rilanciarli tutti sotto, non abbiamo neanche lo spawn kill qua e l'unico spawn kill che abbiamo è di qua. Allora, qua è fondamentale una cosa. Nel video dell'altra volta molte persone di voi mi hanno detto che hanno avuto problemi. Perché? Perché molti di voi non si sono ricordati, raga, di chiudere qua. Raga, è importantissimo che voi chiudiate tutti i passaggi. Mi raccomando, metallo al 3, chiuso, 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 chiuso. Qua lasciamo pure aperto in caso qualche zombie gli prende il matto, ma sinceramente possiamo anche decidere di chiudere. A me è strutturato così, in caso qualche zombie da lì gli prende il matto vuole venire di qua, è benvenuto. Di qua, raga, non avremo mai problemi strutturato in questo modo. Allora, perché ho fatto in questa maniera? Alternato a culo di legno che rallenta, quindi rallenta anche per questo tile. E qua comunque verrà anche rilanciato, se non dal pugno, dallo sbalzatore che effettua 2 volte l'impatto. Quindi poi prenderanno di nuovo velocità gli zombie, ma la culo di legno li rallenterà ancora. Gli rallenterà, qua abbiamo un altro lanciatore da terra, a culo di legno che gli rallenta ancora. E raga, guardate, ok, questo lanciatore a terra me li rimanderà all'inizio del tunnel per quelli che saranno i pochissimi smasher che magari arriveranno durante l'ondata. Avete visto nella mia clip, è davvero raro che ci attacchino con questo setup, anzi non capiterà proprio mai. E di là stessa cosa, a culo di legno, sbalzatore, a culo di legno, tutto alternato, raga. Alternato funziona meglio che una singola trappola. Innanzitutto, se fosse stato tutti sbalzatori sarebbero stati troppo veloci gli zombie, e se fossero stati tutti a culei di legno sarebbe stato un po' sprecato. Quindi procediamo così. Io ve lo consiglio particolarmente, raga. Se ci sono passaggi che magari posso dirvi ok, non è il migliore, potete fare di più, potete sprecare più strutture, qua, raga, vi consiglio assolutamente di farlo così e non avrete mai problemi da questo lato. Mi sembra abbastanza semplice. Questo è il tappezzamento, mi raccomando, ricordatevi anche il pezzettino di tappezzamento lì, perché molti lanciatori si metteranno appunto lì sotto a lanciare, quindi facendo questa piccola struttura sopra la loro testa loro si scoraggeranno e da qui passeranno tutto oltre. Adesso amplificatore E da sud. Innanzitutto guardate,
due pozze di bitume per stoppare quelli che sono gli smasher che arriveranno qui. Allora, qua ho notato una cosa nella mia difesa dell'altra volta. Quindi, raga, se voi avete visto che gli smasher a me mi stavano caricando questo muro a una certa, prendiamo provvedimenti. Cerco comunque di fargli evitare di caricare. Quindi, semplice scala o semplice capannina dietro, come volete voi, come vi piace di più, raga. In sostanza è uguale, eh. Non è che cambia tra una cosa e l'altra, però decidete voi. Quindi passaggio di sinistra, allora questo è piuttosto semplice. Semplice girettino di qua, anche se di qua gli zombie saranno pochi quelli che arriveranno. Ecco, vi consiglio anche di chiudere, ma se volete evitare che magari i mostri della nebbia vi spaccano e stare attenti eccetera eccetera, così state tranquilli. Insomma, se ce l'ho fatta io con le strutture, raga, ce la potete far tutti, tranquilli. E qua il tunnel importantissimo, raga. Importantissimo, guardate. Allora, tappezzamento. Il tappezzamento qua deve essere fatto così, perché noi li vogliamo far saltare. E siccome gli zombie che prendono più danno da caduta sono gli smasher, sono comunque gli zombie grossi, per quelli che saranno magari le streghe, i lanciatori, può essere che arrivano vivi qui. Sì, a round alti assolutamente sì. Ecco perché voi dovete evitare che anche se arrivino qui loro lancino. Quindi tappezzamento, in modo che loro proseguano dritto dentro il tunnel e muoiano in caso. Allora, da qui voi potrete anche lanciare un campo lento direttamente da sopra, quindi aprirete una porta tipo qui, raga, fate voi, magari fate qui più comodo, e lancerete il campo lento direttamente dentro. Vi aiuterà un sacco, qua gli smasher comunque cercheranno di morire il maggior numero di volte possibili, e qua parte il nostro tunnel di gas ancora, ok, mi sembra abbastanza semplice anche qui. Gas, gas, gas dappertutto qua dove è possibile, raga, ok. Perché? Perché lì è possibile farli saltare solamente in questi tiles. Cioè, potremmo ricavare spazio anche da qui, sinceramente, però mi sento bene abbastanza così. L'amplificatore F. L'amplificatore F, raga, è rimasto invariato. Mini tappezzamento di qua e mini tappezzamento di qua, con la differenza che non verremo più attaccati da nord. Quindi verremo attaccati solamente verso ovest e vediamo come è strutturato il passaggio. Così è come si presenta. Allora, innanzitutto, importantissimo, chiudere. E chiudere, chiudete tutto qui, raga, chiudete assolutamente tutto. Di qua pure, chiuso, con pavimenti che chiudono ulteriormente e un paio di muri di sostegno. Allora, qua parte il passaggio, un paio di gas per scoraggiare gli zombie, gas qui, due gas qui. Pugni dappertutto per rilanciarli indietro, pugno, pugno. E solito giretto, pugno, 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 pugno. Qua stanza perdi tempo e qua tutti i pugni che gli rimandano giù. Attenzione, qui potete decidere di fare molte cose, molte varianti, molte build. La mia preferita è questa. Loro cercheranno comunque di risalire qui, pozza di bitume che comunque gli fa perdere un casino di tempo qua. E molte volte gli zombie che prendono il matto, che decideranno da qui di andare di qua, c'è questo piccolo sistema che appunto gli impedirà di arrivarci. Insomma, quei pochi che passeranno moriranno nella lava oppure gli smasher cadranno in quella trappola lì, diciamo. E magari mettete caso che qualcuno ci sale, o qui saltano, oppure se andrà qui a attaccare, stessa cosa, cadrà prima o poi giù da qualche parte. È impossibile che verremo attaccati con questo setup, ok? Quindi guardate il tunnel, parte da così, questo è un amplificatore, un tunnel semplicissimo, qua tutto coperto e chiuso. Ok, pugni, gabbiotto per di tempo, non mi va di chiamarla stanza in quanto diciamo che è una montagna per di tempo, no? A me piacciono un casino le montagne così. E qua è semplicissimo, ok? Niente di particolare. Amplificatore G. L'amplificatore G, raga, è questo qui nella lava, importantissimo. Muro che comunque... muro che farà caricare gli smasher su di esso e li farà cadere nella lava. E guardate un po' come è strutturato. Allora, io ho cercato comunque di ridurre quelle che erano le strutture in questo passaggio. Ha funzionato davvero bene, se non appunto l'UFO che a una certa mi ha distrutto tutto. Comunque cadono tutti dallo stesso imbuto e qua è pieno di sbalzatori rispetto a prima. Questo è il condotto dove cadranno, ok, mi sembra semplice. Un altro condotto dove cadranno tutti quanti. E qua è più o meno la stanza dove arriveranno tutti, ok? Guardate come si divide, questo è il mini tappezzamento perché quelle streghe, quei lanciatori che arrivano vivi qua, comunque spero che non lancino. Quindi guardate, due passaggi che confluiscono e fanno cadere tutti gli zombie qua, dritto per dritto. Allora, di qua è fatto così, guardiamolo innanzitutto da fuori. Vedete com'è, tappezzamento anche lì e anche qui, raga, perché molte streghe li prende il matto, lanciano da qui, lanciano pure da qui. Quindi raga, qui è fondamentale che chiudiate tutto, tutto quanto quello che... tutto quello che vedete va chiuso. Allora, tappezzamento, sono solo tre strutture.
gas, passaggi, qua, gas di qua, pugni che rilanciano indietro, pugni dappertutto, anche di qua ci sono i pugni. Pugni sempre per fargli perdere il tempo, raga. Qua abbiamo uno spawn secondario più o meno da qui, quindi procediamo a fare il solito passaggino. Pugni anche di qua, guardate, abbastanza semplice, che confluiscono tutti nello stesso punto, ok? Ci siamo? Qua, raga, ho lasciato aperto perché se chiudete, diciamo, triggerate troppo gli zombie. Ok, mi sembra anche questo abbastanza semplice. Niente di particolare. Sbalzatori, condotto. Ok. Allora, dopo l'amplificatore G abbiamo l'amplificatore H, che per fortuna è di qua. Allora, l'amplificatore H è coperto, coperto con una scala che mi fa partire quella che è la scala per l'UFO, perché sull'amplificatore G avremo l'UFO, quindi io ho deciso di costruire così, mi sono trovato parecchio bene. Allora, questo è il mio amplificatore H, tappezzamento, di là c'è la bomba di lava, quindi un pochino più alto. Allora, cominciamo con il tunnel da sud. È un amplificatore parecchio semplice questo, in quanto non ci sono tante maniere per costruire, quindi io ho deciso di costruire così, semplicemente. Un tunnel semplicissimo, potete decidere di fare molto di più, ma sinceramente in questo punto basta e avanza questo setup. Quindi qua finisce il tunnel, le pozze di bitume alla fine, mi raccomando, io ho deciso di mettercele, tanto 116 utilizzi in caso ce la rimetto. Sbalzatori da terra, pugni, 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 ok. Mentre di qua il tunnel è leggermente differente dall'ultima volta. Questa volta, al posto che farli morire con l'impatto, ho deciso di farli perdere il tempo e farli comunque o morire di impatto lo stesso cadendo nella lava, o farli cadere nella lava e farli restare vivi agli smasher, dipende quanta vita hanno, eccetera eccetera. Comunque funziona allo stesso modo di prima, con la differenza che gli zombie che restano vivi dovranno ripercorrere tutto questo passaggio, se per puro caso qualcuno resta vivo, eh. Ok, rifanno questo passaggio, questo è il passaggio dell'amplificatore, mi sembra abbastanza semplice, ok? Quindi, tappezzamento, passaggio, doppia scala che mi ributta gli zombie tutti di là, passaggio e spawn kill. Lo spawn kill è veramente consistente qua, in quanto anche qui, raga, abbiamo una bomba di lava davvero fastidiosa. Raga, sembrerà strano dirsi, ma questo amplificatore è parecchio semplice da difendere. Allora, ci sono tanti modi di prendere ulteriori provvedimenti, dipende un po' anche da voi. In sostanza, allora, guardiamo un attimo lo spawn kill. Vi faccio vedere, allora, cominciamo dal principio, che questo è complicato più da farvelo capire che più da costruire. Allora, abbiamo la montagnetta qui, ci basiamo su di essa, la montagnetta che ci farà salire gli zombie. Innanzitutto, raga, ricordatevi di chiudere uno strato, due strati e oltre ciò terzo strato di qua. Mi raccomando, raga, chiudete anche voi così, così non avrete mai problemi, doppio strato e non avrete sicuramente mai problemi. Quindi spawn kill di qua e spawn kill di qua. Allora, qua gli facciamo prendere questa strada, semplicemente un giro normale, ok? Guardate, solito passaggio, e poi di qua gli facciamo saltare agli zombie che arrivano, ok? Funziona particolarmente bene, o saltano o vengono ributtati di qua, comunque di là c'è lo spawn dell'altra parte che ora vi farò vedere. Mi raccomando, guardatelo bene. Bomba di lava. Allora, doppia gas, pugno pugno. Pugno di qua, pugno di qua, pugno di qua. E di qua, raga, il solito discorso di prima. Solo gli zombie che arrivano vivi fino a questo punto desidero che vengano lanciati. Perché? Perché mettendo due sbalzatori, a una certa, se finiscono questi due sbalzatori, siamo nella cacca. Mentre comunque con uno sbalzatore solo è difficile già che finisca. E poi, anche se finisce, diciamo che è uno solo, è un tile solo da sprecare. Quindi li ributtiamo nella lava. E a questo punto di qua non hanno modo né di risalire né di far nulla. Se cadono gli smasher nella lava rimarranno addirittura bloccati, così come i lanciatori. Lo sapete, ve l'ho già spiegato l'altra volta, quindi scala, gas di qua. E di qua si congiungono i due tunnel tra poco. Ok, sbalzatori per farli saltare, qua dardi per uccidere qualsiasi cosa passi. I dardi, ricordatevi che non hanno impatto, quindi è l'unica trappola che non triggerà né il pugno e nello sbalzatore. Quindi dardi, dardi, dardi. Quindi un'altra gas, ulteriori danni da gas, ci sta di qua. E di qua è dove si congiungono tutti gli zombie, ok? Si congiungono e qua dovrebbero saltare. Comunque qualcuno passerà. Passerà, di qua abbiamo un altro sbalzatore per farli saltare. Sempre i dardi, utilissimi dardi. Qua importantissimo, o saltano e prendono ovviamente il danno da impatto,
o il pugno me li rilancia qua. Rilanciandomeli qua loro si fermeranno qui. I più piccoletti, se in caso ci va male la difesa, che finiscono le gas eccetera eccetera, i piccoletti verranno rilanciati qua e poi da qui direttamente nella lava. Gli smasher io li osservavo, venivano rilanciati, venivano fermati, ovviamente non venivano rilanciati la seconda volta di fila, però arrivavano qui e saltavano. Se non saltavano ritornavano indietro e rifacevano la stessa cosa finché a una certa saltavano per forza. Questo setup è particolarmente safe a parer mio, secondo me funziona particolarmente bene. Vi ricordo di chiudere, raga, assolutamente tutto, chiudete. Poi cosa faranno? Loro da qui ovviamente cadranno qui, quindi un altro punto dove farli saltare. Qui abbiamo un altro punto ancora dove farli saltare. E qua abbiamo due gas, perché? Perché loro cercheranno di prendere sta strada e andare a danneggiare l'amplificatore, ok? Anche se sì, possiamo rimuoverlo, perché in effetti, raga, una volta che arrivano qui non ci devono arrivare gli zombie. Quindi cosa vi consiglio di fare? Se volete stare più tranquilli, il mio consiglio è appunto quello di fare tutto pieno di metallo e riempire di sbalzatori a terra, ok? Dovranno anche spaccare il metallo a livello 3 con sopra gli sbalzatori, quindi nel frattempo verranno rilanciati in alto e verranno uccisi. Insomma, raga, gestitevela anche voi. Io vi ho lasciato parecchie strutture durante il corso di questo tutorial, ho costruito un po', ecco perché magari ora ne ho un po' di meno. Ho anche lasciato la skybase dell'UFO. Insomma, è abbastanza semplice questo amplificatore. Vi ricordo di chiudere tutto, anche di qua, raga, capannine, capannette, dove potete mettetecele sempre, ok? Mi sembra di essere stato abbastanza chiaro. Io spero che il video vi sia piaciuto, noi ci vediamo direttamente domani. Bella bella!